ci sono molti modi diversi di fare le stesse cose, si possono trovare diverse strade. Dal mio punto di vista, che sono ingegnere chimico, il compito è quello di trovare la strada che consenta di arrivare a una produzione industriale che sia il più possibile sostenibile, con il minor spreco di energia, con la minore produzione di rifiuti, con il minor impatto ambientale. Quindi trovare il metodo per effettuare la progettazione delle apparecchiature, degli impianti, per fare in modo che lo stesso prodotto possa essere ottenuto attraverso la strada più sostenibile, è senz'altro una sfida molto importante per noi. Sostenibile vuol dire che dobbiamo essere in grado di produrre, non rinunciare a produrre, ma produrre con un impatto che non sia dannoso sull'ambiente, sulla società, che il beneficio economico non vada a intaccare poi il benessere delle persone, dell'ambiente, della società. Quindi in questo senso non è facile mettere assieme tutte queste esigenze.